Benvenuti. Nel documentario di oggi vi raccontiamo la storia della prima cattedrale gotica costruita in Europa nel Medioevo, la Basilica di Saint-Denis vicino a Parigi, e del suo ideatore, l'abate Sughero. Naturalmente noi siamo ancora tutti sotto l'impressione dell'incendio di Notre Dame ed è per quello che abbiamo cercato e trovato un documentario da proporvi per approfondire appunto il significato nella civiltà europea delle grandi cattedrali gotiche. L'incendio di Notre Dame ha suscitato, come ricordate tutti, commenti contrastanti. Da un lato l'angoscia profonda di tutti noi, specialmente nel momento in cui sembrava che Notre Dame rischiasse davvero di andare tutta in fumo e di scomparire per sempre. Dall'altra però anche i commenti più sobri di molti specialisti, i quali facevano notare non solo che poi alla fine per fortuna Notre Dame non è crollata e verrà ricostruita tale e quale senza troppi problemi, ma soprattutto che le cattedrali sono abituate a subire questi traumi nel corso dei secoli e rinascono sempre, uguali o anche diverse. Molti facevano notare, guardate che la Notre Dame che è bruciata era già irriconoscibile rispetto a quella costruita nel Medioevo. Le cose più famose, come la guglia sul tetto che è sparita nell'incendio, ce le ha messe Viollet-le-Duc nell'Ottocento, per esempio. Ed è vero che le cattedrali sono dei corpaccioni immensi, viventi, che attraverso i secoli subiscono ferite di tutti i tipi e poi si rimarginano e continuano a vivere, trasformandosi però. È sempre stato così, fin dal Medioevo stesso, quando nella Francia del Nord ci fu qualcuno che ebbe il sogno di costruire la cattedrale più alta del mondo cristiano. Nella cittadina di Beauvais venne costruita questa cattedrale altissima, superiore a qualunque altro edificio conosciuto. Naturalmente poi crollò, perché per farla piena di luce avevano fatto vetrate così immense che i muri non tenevano. Però poi la cattedrale di Beauvais è rinata e nel Cinquecento, dopo averla ricostruita tutta, decisero di metterci sopra la guglia più alta del mondo. A Beauvais evidentemente avevano questa ossessione e la fecero la guglia più alta del mondo, 180 metri, credo di ricordare. E naturalmente crollò anche quella, ma la cattedrale di Beauvais è ancora lì anche oggi. Un'altra cattedrale, forse la più importante cattedrale gotica di Francia, la cattedrale di Reims, dove per secoli sono stati incoronati i re di Francia. La cattedrale di Reims durante la Prima Guerra Mondiale è stata praticamente distrutta. Fa impressione vedere le fotografie del 1918, vedere quel poco che restava. Oggi la cattedrale di Reims è lì, intera, completa, perfetta, uguale a quella medievale, anzi la stessa, perché è stata ricostruita pietra su pietra, statua per statua, con le stesse pietre. Notre Dame a Parigi, anche lei ne ha viste di tutti i colori. Sapete che sulla facciata ci sono le statue dei re, 22 statue mi pare, dei re d'Israele, dei re della Bibbia. Ma al tempo della rivoluzione francese, i rivoluzionari naturalmente tirarono giù tutti questi re dalla facciata della cattedrale e gli tagliarono la testa a tutti. Ma i re oggi sono lì, rifatti, uguali come prima, e Notre Dame era lì e sarà di nuovo lì fra poco. Forse non del tutto identica a quella che conoscevamo prima, ma appunto va bene così, perché è questa la natura delle cattedrali. Buona visione. Fin dagli albori dell'umanità, gli uomini hanno dedicato i loro templi più maestosi al sole e alla sua luce divina. Questa spinta creatrice ha raggiunto l'apice nel Medioevo, con le cattedrali gotiche e la loro incredibile architettura a ricami di pietra e vetro. In 150 anni, i costruttori delle cattedrali hanno intagliato, scolpito ed eretto più pietra degli egiziani in 1000 anni. Ecco i segreti di questa avventura umana e architettonica eccezionale. In un'era in cui tutto è possibile, fatta di competizione, innovazione, intrighi, lotte di potere e drammi. Un'era che ci ha lasciato i capolavori più spettacolari della cristianità.
Saint-Denis, 10 chilometri a nord di Parigi. È il 21 giugno del 1144. Tutto il gotha politico e religioso del regno, insieme a numerosi fedeli, è venuto ad assistere a un'inaugurazione straordinaria. L'abate Suger, che dirige l'abbazia di Saint-Denis, ha completamente ricostruito l'antica chiesa. Il frutto di questa incredibile metamorfosi è un capolavoro inimmaginabile per l'epoca. Quando Suger inaugura Saint-Denis, sono presenti tutti i nobili, re compreso. Svela un edificio eccezionale, davvero innovativo. È stupefacente. Una chiesa di luce. È rivoluzionaria. Fiero della propria prodezza architettonica senza precedenti, l'abate Suger è convinto che una tale meraviglia resterà ineguagliata per secoli. Senza volerlo, tuttavia, ha inaugurato un'arte nuova, più tardi battezzata gotico, in riferimento alle sue origini francesi. Il gotico è un'arte rivoluzionaria. Si costruisce più in alto, più in grande e in modo più efficace. È la nascita di un vero e proprio universo estetico e spirituale. Tuttavia, questa favolosa avventura umana e tecnica ha rischiato di non vedere mai la luce. Per realizzare la chiesa ideale, Suger ha prima dovuto vincere le leggi della gravità, grazie a innovazioni come la volta a ogiva. Inoltre, l'abate ha corso grossi rischi per finanziare un progetto così faraonico. Il tesoro di Saint-Denis è inestimabile. Dilapida, per così dire, una fortuna e suscita forti critiche. Suger, inoltre, deve sfidare uno degli uomini più importanti della Chiesa, fortemente contrario ai suoi sogni di grandezza. Bernardo di Chiaravalle invia lettere di fuoco a Suger. Dice che Saint-Denis è la fucina di Vulcano, la sinagoga del diavolo. Come ha fatto l'abate Suger a superare tutte queste prove? E dove ha colto l'ispirazione? Questa è l'incredibile storia della prima cattedrale gotica e del suo visionario creatore. All'inizio dell'undicesimo secolo, Saint-Denis è una chiesa monumentale annessa all'omonima abbazia. Il luogo, a una decina di chilometri a nord di Parigi, deve la sua fama a uno dei miti più potenti della cristianità. Saint-Denis ricorda Dionigi, il santo missionario del III secolo martirizzato dai Romani. Gli avrebbero tagliato la testa sulla collina di Montmartre e lui sarebbe venuto fin qui con la testa in mano, guidato da un angelo e da una luce celeste. La chiesa sorge nel punto in cui San Dionigi avrebbe portato e poi deposto la propria testa. Nel IV secolo è stata costruita una prima chiesa e più avanti un'altra chiesa che ha ospitato le tombe di re e regine di Francia. Col tempo, la volontà dei re di Francia di essere sepolti vicino al santo conferisce una dimensione politica all'abbazia. Nell'undicesimo secolo diventa il centro nevralgico del potere reale, perché colui che la dirige, l'abate Adam, è anche il principale consigliere del re di Francia Filippo I. Saint-Denis è il feudo del re, un suo territorio nel cuore del regno. Il re governa con un consiglio di vescovi e di abati. Ma governa un regno devastato da incessanti guerre feudali e dalla miseria che ne deriva. Nel corso del X secolo, il potere reale si è sgretolato poco a poco, a vantaggio di un mosaico di signorie e feudi, rivali del re di Francia. I signori locali sono decisi a erodere il potere reale. I conflitti armati che seminano morte in tutto il regno di Francia durano da così tanto tempo che finiscono per gettare i francesi in una profonda disperazione. L'uomo medievale, l'uomo dell'undicesimo secolo, è inquieto. Ha vissuto carestie, guerre, drammi che fanno vacillare la sua fede. Sente che Dio l'ha abbandonato.
Molti pensano che le tragedie che sferzano le loro terre siano i segni premonitori dell'Apocalisse, annunciata nella Bibbia da Giovanni Evangelista. Dall'anno 1000, alcuni predicatori diffondono il terrore mistico del giudizio universale in tutto il regno. Il giorno del giudizio arriverà. Ne sono consapevoli e si preparano. Il popolo vive nell'attesa della fine del mondo. Suger, detto anche Sugerio, nasce in questo clima inquieto. La storia non ha conservato il suo nome di battesimo. Eppure quest'uomo dal destino eccezionale sale tutti i gradini del potere politico e spirituale in soli 40 anni, prima di scrivere una delle pagine più gloriose dell'architettura medievale. L'ascesa di Suger è straordinaria. È un uomo di umili origini e all'improvviso lo troviamo a 40 anni in una posizione equivalente a quella di primo ministro. Ha una carriera impensabile nel contesto medievale. Tuttavia, quando Suger viene alla luce nel 1081 a Saint-Viard-le-Louvre, un piccolo borgo vicino a Parigi, niente lascia supporre un percorso così straordinario. Suger nasce in una famiglia relativamente modesta. I suoi genitori sono senz'altro contadini del nord dell'Île-de-France. Suger ha solo 10 anni quando sua madre muore tragicamente, vittima di un'epidemia di influenza che flagella i dintorni di Parigi. Lui e i suoi fratelli si ritrovano soli con il padre. Per quest'ultimo è un peso troppo grande. Perciò prende una decisione che cambierà il destino di suo figlio. Il padre non può occuparsene e lo affida a un monastero. Il padre lo porta all'abbazia di Saint-Denis, dove gli daranno un'istruzione. La scuola monastica della celebre abbazia di Saint-Denis è la più prestigiosa del regno. Da un giorno all'altro, Suger passa dal mondo rude e incerto dei campi a quello molto più solido e promettente della migliore istituzione culturale dell'epoca. Le abbazie possiedono le biblioteche, gli unici luoghi di accesso ai libri. I testi circolano poco perché non esiste la stampa e vengono copiati e custoditi nei monasteri. È impossibile diventare un vero intellettuale se non si ha accesso ai manoscritti. Suger ha l'occasione d'oro di entrare a Saint-Denis come oblato, cioè futuro monaco. Era un ragazzo molto intelligente che senza formazione non avrebbe mai realizzato ciò che fece in seguito. Studente modello, Suger adotta molto presto le norme e gli usi del suo nuovo mondo. All'inizio svolge attivamente i diversi compiti dell'abbazia. Poi impara a leggere, a scrivere e a far di conto con una velocità che sorprende i suoi maestri. Saint-Denis è una sorta di vivaio di talenti e Suger viene notato dai maestri per le sue doti eccezionali. La reputazione di Saint-Denis è eccellente grazie alla sua immensa biblioteca che raccoglie tutti i testi fondamentali dell'epoca: teologia, architettura, filosofia. Il ragazzo rimane sbalordito di fronte a una tale mole di manoscritti. Il giovane Suger legge molti libri e si interessa in particolare a quelli che trattano il tema della luce, un nodo cruciale del pensiero del XII secolo. La passione dell'adolescente per la luce deriva senz'altro dalla sua formazione ecclesiastica. Come tutti i novizi, Suger trascorre ore a studiare la Bibbia. Ai suoi occhi, l'attuale dimora del Signore non assomiglia affatto alle descrizioni che ha potuto leggere nel Libro Sacro. Per quanto la vecchia abbazia romanica di Saint-Denis emani una certa bellezza, si convince che non è degna del Creatore. Inoltre, Saint-Denis presenta un grosso problema. L'assenza di grandi finestre costringe i preti e i monaci a utilizzare notevoli quantità di candele per illuminarla. Sono bombe a orologeria, capaci di devastare l'intero edificio e le zone circostanti.
Uno dei timori principali dell'epoca era che le chiese si incendiassero. Le chiese, infatti, erano costruite in gran parte in legno, in particolare lo scheletro, e bastava una scintilla per dare fuoco alla struttura che spesso sosteneva le architetture romaniche. Rischio di incendio, sicurezza dei fedeli insufficiente, scarsa luminosità. Come rimediare a tutti questi problemi senza rinunciare a offrire a Dio la dimora più bella? Come portare la casa del Signore dall'ombra alla luce per glorificarlo meglio? Suger non riesce a trovare la risposta nei trattati di architettura dell'abbazia. Poco a poco, l'adolescente accarezza il sogno di trovare un giorno la soluzione per riunire il Creatore e i suoi fedeli in una cattedrale dalla luminosità e magnificenza senza pari. Nel suo desiderio di rinnovamento e restauro della Chiesa, Suger è ossessionato dall'idea che assomigli alla Gerusalemme celeste. Nelle sue letture bibliche, e in particolare nel libro dell'Apocalisse di Giovanni, scopre la descrizione della Gerusalemme celeste. È una visione idealizzata della dimora del Signore, la Chiesa perfetta, universale, al tempo stesso immensa e inondata di luce, dove solo gli esseri puri troveranno posto. Rappresenta il modello di Suger per la Chiesa dei suoi sogni sulla terra. Una città santa, con mura d'oro, adornate di pietre preziose. Una dimora di luce. Rappresenta il modello di Suger per la Chiesa dei suoi sogni sulla terra. Per il momento, anche se il giovane ne avesse la possibilità e i mezzi finanziari, gli sarebbe decisamente impossibile trasformare il proprio sogno in realtà. Se si crede alle misure citate nella Bibbia, le dimensioni della Gerusalemme celeste sono 4 o 5 volte superiori alle più alte chiese romaniche dell'epoca. Nell'Apocalisse ci sono diversi dati che permettono di risalire alle dimensioni della Gerusalemme celeste, in particolare i 144 piedi che costituiscono una misura ideale. Nell'Apocalisse rappresentano le 144.000 persone salvate. Il 40 è la somma di 28 cicli lunari e 12 cicli solari e torna, ad esempio, nelle 40 colonne della cattedrale di Reims o nella lunghezza del transetto di Notre-Dame a Parigi. Per costruire una chiesa così monumentale, Suger ha bisogno di una nuova tecnica che gli permetta di quadruplicare l'altezza della navata. Altrimenti, il passaggio dall'ombra alla luce che tanto desidera resterà una chimera. Ma Suger non immagina che la provvidenza lo stia segretamente aiutando. Tutte le condizioni necessarie al compimento della sua grandiosa opera stanno per verificarsi una a una. Perché studiando nella più prestigiosa scuola monastica del regno, il giovane fa alcuni incontri determinanti per il suo futuro e per quello di Saint-Denis. Il primo è con l'abate Adam, principale consigliere di re Filippo I. In breve, uno degli uomini più potenti e influenti del regno. L'abate Adam è una figura molto importante per l'abbazia di Saint-Denis. È il responsabile amministrativo, gestisce i possedimenti dell'abbazia ed è anche responsabile dell'istruzione dei giovani monaci, compreso Suger. L'abate Adam apprezza la personalità e le doti intellettuali del suo novizio. È senz'altro questo il motivo per cui vede di buon occhio la sua nascente amicizia con un altro studente dell'abbazia, il figlio di Filippo I e futuro re di Francia, Luigi VI. Nel suo percorso, Suger fa alcuni incontri provvidenziali. Il primo avviene quando è ragazzo e incrocia Luigi VI, suo coetaneo, che per un certo periodo studia a Saint-Denis. A priori niente lasciava supporre che Suger, proveniente da una famiglia modesta, potesse diventare amico del re. Si ritrovano compagni di scuola, come diremmo oggi, nel decennio del 1090. Da una parte l'abate Adam, dall'altra il futuro re Luigi VI. Con queste frequentazioni e forte di doti intellettuali eccezionali, Suger ha tutte le carte in regola per un'ascesa folgorante.
È il 1112. Sono passati alcuni anni durante i quali Suger ha sempre confermato tutte le speranze riposte in lui. L'abate Adam ha compreso da tempo di avere un possibile successore. L'abate Adam valorizza il talento di Suger e gli affida tutti i compiti importanti di quell'epoca. L'abate Adam capisce anche che le doti da oratore e la capacità di persuasione di Suger possono essere utilizzate fuori dalle mura dell'abbazia. L'abate del monastero gli affida alcune missioni diplomatiche molto importanti in virtù delle sue doti di negoziatore. Comincia così una carriera che lo porterà alle più alte sfere del potere. Suger diventa un ambasciatore imprescindibile che presto l'abate Adam invia in tutto il regno. Nei 15 anni seguenti, inoltre, rappresenta il re presso i grandi d'Europa per intrecciare nuove alleanze. Così Suger comincia a tessere relazioni in tutto il regno di Francia e anche oltre. Più tardi, queste relazioni gli serviranno da capitale per realizzare le sue imprese. Tra i suoi progetti c'è anche l'abbellimento dell'abbazia di Saint-Denis. Ma d'un tratto un evento fa vacillare tutto. È l'11 marzo 1122. Suger torna da un viaggio d'affari lungo ed estenuante, accompagnato da fedeli servitori. Verso sera, nei pressi di Saint-Denis, la campana della basilica comincia a suonare improvvisamente. Il piccolo gruppo sa di essere giunto alla meta. Ma accade qualcosa di imprevisto. La campana rintocca solo 4 volte prima di fermarsi. È un segnale caratteristico che annuncia la morte di un membro importante del clero. Suger non ha tempo di condividere la propria inquietudine con i compagni, che sopraggiunge un cavallo. Un cavaliere si avvicina e gli dà una notizia che non si aspetta, una notizia terribile. L'abate Adam è morto. Suger è affranto. Prima ancora che principale consigliere del re o responsabile dell'abbazia di Saint-Denis, l'abate Adam era il suo mentore. Se questa scomparsa è un dramma per il monaco, è anche un'occasione inaspettata per l'uomo di potere che sta diventando. Per carisma e talento, Suger è il successore naturale dell'abate Adam e quando lui muore, prende il suo posto. Suger dunque diventa abate. Eredita anche tutti gli incarichi connessi, tra cui la gestione della basilica di Saint-Denis. È una scelta coerente, perché l'abate Adam gli aveva già affidato diverse missioni in cui si era dimostrato un ottimo oratore e aveva conquistato tutti i vescovi. È un fattore molto importante. La successione all'abate Adam non gli frutta solo la direzione dell'abbazia di Saint-Denis, ma lo spinge anche in cima al potere reale. Come il suo mentore prima di lui, anche Suger diventa il consigliere principale del re. Un re che conosce bene, perché dalla morte di Filippo I è suo figlio Luigi VI a sedere sul trono di Francia. Non dimentichiamo che Luigi VI, prima di diventare re, è stato amico d'infanzia di Suger. E come consigliere, Suger avrà un'influenza notevole sulle sue decisioni politiche. Si avvererà così un desiderio accarezzato da anni, la ricostruzione dell'abbazia. All'epoca, tuttavia, le tecniche di costruzione sono ancora rudimentali. L'arte romanica, stile con il quale venivano costruite tutte le chiese, non permette di raggiungere le altezze incredibili del modello biblico della Gerusalemme celeste. Suger deve arrendersi all'evidenza. Per quanto si rivolga ai migliori architetti e tecnici dell'epoca, nessuno accetta di cimentarsi nella costruzione di un edificio così alto. Se vuole trovare la soluzione che gli permetterà di realizzare il suo grandioso progetto, deve approfittare delle missioni diplomatiche per prendere ispirazione da ciò che si fa altrove. Durante i suoi viaggi diplomatici, Suger scopre l'Italia.
L'Italia è una scoperta meravigliosa. Suger va in Toscana, poi in Lombardia, e incontra diversi architetti, alcuni dei quali hanno costruito splendidi palazzi a Venezia e a Roma. Questi viaggi gli permettono di scoprire molte innovazioni tecniche che presto lo aiuteranno a realizzare il suo sogno. Suger vuole che le pareti della chiesa scompaiano, che la luce penetri e si colori attraversando le vetrate, quasi a restituire una visione del mondo superiore, la visione di Dio. Aprire le pareti alla luce fisica per aprire i cuori alla luce divina. È un concetto davvero rivoluzionario e immaginiamo fosse supportato anche da nuove conoscenze tecniche. Nella prima metà del XII secolo tutti i luoghi di culto cristiani sono costruiti in stile romanico. Questa architettura obbliga i costruttori a realizzare muri molto spessi per sostenere il peso delle volte a botte. I muri devono essere rinforzati all'esterno da imponenti contrafforti triangolari per contenere le pressioni esercitate. Senza di essi, l'edificio si aprirebbe in due e crollerebbe. Il sistema è efficace, ma ha alcuni limiti. Oltre una certa altezza, i contrafforti non bastano più a contenere la pressione. Un altro inconveniente: è impossibile praticare aperture nei muri senza indebolirli. Le finestre perciò sono ridotte al minimo e gli edifici sono immersi in un'oscurità permanente. Se vuole realizzare il suo sogno, Suger deve trovare il modo di alleggerire il carico che pesa sui fianchi della volta. Fa questa scoperta cruciale grazie ai progetti architettonici portati dall'Italia. È affascinato da questa nuova architettura e in particolare dall'uso della volta d'ogiva. È una nuova tecnica che, grazie all'impiego di archi incrociati, permette di distribuire meglio il peso della volta sulle pareti. La volta d'ogiva è la soluzione che Suger attendeva da anni. Fino ad allora il peso della volta poggiava solo su due muri pieni, che sopportavano tutta la pressione. Ora la pressione si può distribuire su diverse ogive, che si ricongiungono nella chiave di volta. Questa suddivisione del peso alleggerisce talmente tanto i muri da poterli sostituire con semplici colonne, creare grandi aperture e, perché no, cercare di elevare l'edificio ad altezze vertiginose. Forse Suger ha trovato la soluzione per creare il suo capolavoro e, grazie ai tesori di Saint-Denis, dispone di mezzi finanziari colossali che gli consentono di procedere rapidamente. Il tesoro di Saint-Denis è uno dei più importanti della cristianità. Comprende, ad esempio, calici d'oro, vasi antichi, reliquiari. Questi oggetti hanno una funzione liturgica, ma sono anche un vero patrimonio. Hanno un valore inestimabile. Quando Suger diventa abate, si trova ad amministrare un tesoro a cui non avrebbe mai immaginato di accedere. Naturalmente Suger non può vendere tutti gli oggetti sacri, ma ha l'idea di servirsene per finanziare indirettamente il suo progetto. L'abate sa che i fedeli sono disposti a pagare per vederli da vicino e per toccarli. Soprattutto le reliquie dei santi, denti, crani o frammenti d'ossa. Naturalmente, il possesso di reliquie, soprattutto se importanti, è una fonte di entrate per la Chiesa. Le reliquie attirano i fedeli, che fanno sempre un'offerta per accompagnare le preghiere. Le offerte possono diventare particolarmente redditizie per le casse di Saint-Denis. Ma c'è un problema. La maggior parte degli oggetti di culto e delle reliquie si trova in pessime condizioni. Suger rimaneggia i vecchi oggetti di culto e li trasforma in veri e propri gioielli. Ma l'operazione costa cara. Perché l'investimento sia redditizio,
Bisogna avere la certezza che genererà moltissime donazioni. Di nuovo l'immaginazione di Suzhe non ha limiti. Per attirare i fedeli e i loro oboli, osa ciò che nessuno aveva mai fatto prima di lui, trasformare la messa in uno spettacolo grandioso. Rinnova profondamente il servizio liturgico. La messa diventa un'occasione per trasformare il rito in teatro. L'ambizioso abate non si ferma. Se gli umili sono pronti a pagare per godere di un simile spettacolo, possono farlo anche i ricchi. Basta attirarli, lusingando il loro ego. Un grande progetto richiede mecenati, lo vediamo anche oggi. Quando organizza le cerimonie di consacrazione, invita tutti i potenti del regno e si assicura che ognuno faccia un'offerta. Siamo nel 1135, ora le casse sono piene. Il restauro della basilica e la sua trasformazione nella Gerusalemme celeste possono cominciare. Oltre 40 anni dopo il suo arrivo a Saint-Denis, l'abate Suzhe dà finalmente inizio al progetto della sua vita, l'opera che sogna fin dall'adolescenza. Decide di ricostruire la facciata dell'antica chiesa carolingia a un'età avanzata per l'epoca, a 55 anni, e procede in fretta. Saint-Denis diventa un cantiere eccezionale. Deve procurarsi subito molta pietra, legname e altri materiali. Ma fortunatamente l'abate Suzhe può contare su possedimenti in grado di fornirgli gran parte dei materiali da costruzione. Ha i migliori artigiani dell'epoca, ben pagati. È un cantiere in cui può spendere per avere il meglio. La nuova facciata monumentale deve ospitare il nartece, una sorta di vestibolo. È il grande spazio intermedio in cui vengono accolti i pellegrini, che si distribuiscono poi nella navata. È il loro primo contatto con l'edificio, perciò è cruciale riuscire a impressionarli. Suzhe vuole provocare uno shock visivo indimenticabile. Vuole creare una facciata eccezionale, un progetto tripartito, a due torri e con delle nicchie, per dimostrare che la chiesa aveva anche una funzione difensiva. Il giudizio universale viene illustrato in modo completamente nuovo, con la Trinità. E con statue addossate a colonne, le prime a rappresentare i re dell'Antico Testamento. È davvero innovativa. La prima fase della costruzione è un completo successo. Una volta terminati, i tre livelli della nuova facciata costituiscono un'elegante transizione tra l'architettura romanica e il nuovo stile immaginato dall'abate. Sopra i tre grandi portali, i portici e gli archi a tutto sesto sono di ispirazione romanica. Ma la struttura verticale tripartita è già la caratteristica di uno stile decisamente innovativo che si distanzia da quello delle chiese tradizionali dell'epoca. Desideroso più che mai di utilizzare la nuova facciata per impressionare gli animi, Suzhe va ancora oltre e inventa un elemento architettonico di incredibile complessità che unisce inestricabilmente il vetro e la pietra. Nasce il rosone gotico. Per la prima volta si ha la sensazione che la chiesa, il luogo di culto, sia un vero e proprio teatro che esprime tutta la bellezza del mondo. Le vetrate sono davvero straordinarie. Filtrano delle luci blu, dorate, verdi, mai viste prima. Sebbene il vetro colorato non sia una novità, l'abate Suzhe trova comunque il modo di innovare ancora, creando una tonalità di blu che porterà il suo nome. Si ottiene tramite una lavorazione chimica particolarmente costosa che prevede la fusione di silice e nitrito in grandi forni creati appositamente, capaci di arrivare fino a 1500 gradi. La pasta prodotta viene subito colorata di blu grazie all'aggiunta di cobalto. Questa innovazione riassume da sola il desiderio di grandezza che ispira l'abate
il quale non si ferma di fronte a nulla pur di realizzare il suo capolavoro. La costruzione delle vetrate è costata 3 o 4 volte più della parte in pietra. Era notevole per l'epoca. Paradossalmente, il rosone, che ancora oggi simboleggia la magnificenza dell'arte gotica, non piace a tutti. Quando nessuno sa ancora come apparirà la basilica di Saint-Denis al termine dei lavori, l'immaginazione smisurata dell'abate Suger si scontra con il conservatorismo imperante. Le innovazioni introdotte da Suger sono assolutamente sconvolgenti in quel mondo immobile. La gente è abituata a un certo stile architettonico e d'un tratto arriva quest'uomo che cambia tutto. Ancor peggio, Suger commette 2 errori che provocano una tale levata di scudi nell'opinione pubblica da minacciare la prosecuzione dei lavori. Il primo errore riguarda il peccato d'orgoglio, difficilmente perdonabile in un uomo di chiesa. Suger fa costruire la facciata tra il 1135 e il 1140 e si fa rappresentare almeno 2 volte, ai piedi di Cristo nel Giudizio Universale e nella vetrata dell'Annunciazione, ai piedi di Maria. E per non venire dimenticato, sopra la sua testa fa scrivere Sugerius Abbas, Abate Suger. Così facendo, Suger attira gli strali dei detrattori, che all'interno del clero cominciano a tacciarlo di pericolosa megalomania. L'altro errore riguarda il finanziamento dei lavori. L'abate ha fatto le cose così in grande che i fondi si esauriscono a vista d'occhio. Il suo sistema per generare nuove entrate non basta più ad alimentare l'enorme cantiere. Dilapida, per così dire, una fortuna e suscita forti critiche. Cerimonie fastose, ricchezza degli ornamenti, fanno riflettere sul rapporto di Suger con l'esagerazione, il potere, il lusso. Anche l'uomo che più si interroga sulle reali motivazioni dell'abate Suger è molto influente all'interno della Chiesa. Quest'uomo è il monaco Bernardo di Chiaravalle, capofila di un movimento riformatore in piena ascesa, l'ordine cistercense. A causa sua, le cattedrali gotiche che ammiriamo oggi hanno rischiato di non esistere. Bernardo di Chiaravalle è il fondatore di un'abbazia andata perduta in una radura tra i boschi dove riunisce alcuni mistici. Si isolano in un territorio ostile, tra i boschi e le paludi, in condizioni di vita durissime. L'abbazia perduta è Notre-Dame de Citeaux, in Borgogna, che ha dato il nome all'ordine cistercense. Lì le parole d'ordine sono silenzio, rigore e soprattutto povertà. Niente deve distrarre i monaci dalla meditazione e dal verbo. Bernardo di Chiaravalle vuole che anche gli edifici religiosi riflettano l'austerità della vita monastica che invoca. La chiesa cistercense non ha ornamenti, vetrate, dipinti o oggetti preziosi. È totalmente spoglia. Anche il Papa è molto sensibile a questo nuovo approccio alla religione. Chiaravalle diventa uno dei suoi consiglieri più fidati. Per Suger, la vicinanza tra i due uomini è una catastrofe. Le idee di Bernardo di Chiaravalle guadagnano terreno e minacciano il suo progetto di costruire la Gerusalemme celeste. La vita religiosa dell'epoca era austerità, intimità. Per Suger invece era ostentazione, fasto. Era profondamente scioccante. Da una parte la magnificenza di Suger. Niente è troppo bello, troppo caro per glorificare il Signore. Dall'altra, lo stoicismo puritano in rapida ascesa di Chiaravalle. Il Papa deve scegliere tra queste due visioni diametralmente opposte della Chiesa. Per essere certo di prevalere, Bernardo di Chiaravalle decide di attaccare Suger pubblicamente.
All'epoca si scrivono molte lettere personali, lettere aperte, destinate a essere diffuse a tutti. E Bernardo di Chiaravalle non è affatto avaro di corrispondenza. È una persona che cerca comunque la provocazione. Bernardo di Chiaravalle gli invia lettere di fuoco. Lo accusa di abbandonare la regola monastica, di avere legami con il mondo del denaro, cioè del demonio. Bernardo di Chiaravalle critica lo stile di vita, la condotta di un abate che vive come un gran signore. Dice che Saint-Denis è la fucina di Vulcano, la sinagoga del diavolo. I colpi sono duri. Suger vacilla. Dopo le invettive contro le sue spese sontuose e la sua architettura giudicata troppo innovativa, l'attacco alle fondamenta stesse della sua impresa rischia di dargli il colpo di grazia. Suger ama la bellezza e la grandiosità, e in quell'epoca rigorosa tutto è subordinato all'idea che la religione sia una dimensione interiore e austera. Sorge il dubbio che Suger, uomo di chiesa, sia al limite del peccato. Ma come reagire senza volgere definitivamente l'opinione pubblica a suo sfavore? Se sbaglia, l'abate di Saint-Denis sa che perderà la partita e che il capolavoro dei suoi sogni non vedrà mai la luce. Suger si difende. Lo fa in modo brillante, scrivendo a Bernardo di Chiaravalle che il suo unico scopo è glorificare la fede cristiana. L'abate di Saint-Denis è di origini modeste. Non è abituato a una vita aristocratica, quindi quando arriva in abbazia conduce una vita relativamente sobria. Ha un povero pagliericcio in una piccola cella. Insiste sul fatto che lui, come uomo, non beneficia delle ricchezze. Sono la comunità, la sua chiesa, la chiesa intesa come comunità di credenti a beneficiarne. Quindi Suger investe tanto denaro non per se stesso, ma per Dio. Per allentare le tensioni, Suger decide di fare un gesto simbolico e dimostrare a Bernardo di Chiaravalle che anche lui aderisce alla sua causa. Impone quindi ai monaci di Saint-Denis lo stesso rigore e la stessa austerità in vigore all'abbazia di Notre-Dame-des-Citeaux. La situazione si placa perché Suger decide di intraprendere una riforma, cioè adotta lui stesso uno stile di vita molto più semplice e lo impone ai monaci. Insiste sulla pratica del digiuno. Si può dire che scenda a compromessi. E questo basta a convincere Bernardo di Chiaravalle. È un colpo da maestro. Ora che il suo principale detrattore sostiene la sua causa, il futuro sorride all'abate Suger. Ma non appena scongiurata questa minaccia, ne sorge subito un'altra. È il 1137. A 56 anni, Suger perde uno dei suoi alleati più fedeli, Re Luigi VI. Il suo amico d'infanzia, con il quale condivideva il desiderio di costruire un giorno la Gerusalemme celeste della Bibbia, si spegne a causa di una malattia. Suo figlio, Luigi VII, non condivide l'interesse del padre per l'architettura ecclesiastica. Si opporrà alla conclusione dei lavori di Saint-Denis? Suger non può escluderlo e capisce di dover fare in fretta. Scatta così una corsa contro il tempo per terminare al più presto la ristrutturazione della basilica. La prossima fase è anche la più critica. Dopo l'ottimo risultato della facciata, ora saprà se le innovazioni tecniche apprese in Italia sono geniali quanto crede. Suger, fedele al suo sogno grandioso, guarda sempre più in alto. La navata si erge verso il cielo il più possibile, con il rischio di crollo che questo comporta. Per portare la cattedrale ad altezze mai raggiunte, i costruttori di Suger hanno l'idea di rendere sistematico l'utilizzo dell'arco rampante. Questa innovazione permette di garantire sostegno all'elevazione dell'edificio, ben oltre i vecchi contrafforti. Gli archi rampanti, infatti, possono sopportare le maggiori pressioni esercitate da pareti più alte. Sono archi in pietra che sostengono le pareti e assorbono la spinta delle volte. E così, grazie a questo sistema,
i muri non sono più portanti e vengono sostituiti da vetrate. Il genio di Suger è aver combinato l'utilizzo degli archi rampanti all'esterno con le volte d'ogiva all'interno della navata. A differenza delle volte a botte, che distribuiscono il carico sulle due pareti laterali, le volte d'ogiva permettono di distribuire il peso della volta su numerosi archi che si incrociano sulla sommità. La combinazione di queste due innovazioni permette di elevare l'edificio a 29 metri di altezza, un record impensabile per l'epoca. La cattedrale è considerata un'anticamera del paradiso, grazie alla qualità dell'architettura e delle linee. Di fronte alla facciata di una cattedrale si è obbligati ad alzare gli occhi verso il cielo e si alzano anche all'interno, guidati dalle vetrate. Le alte finestre diventano monumentali e si popolano di vetrate sempre più ricche, che raccontano la storia di San Dionigi e dei papi, oltre che di re e regine di Francia. Adesso che i contorni dell'edificio sono completati, Suger può avviare la parte cruciale del suo progetto, valorizzare la più venerabile delle sue reliquie, quella di San Dionigi. Perché è anche per essa che ha costruito questo sontuoso scrigno. Diversamente dalle altre reliquie della Basilica, i frammenti d'ossa del santo sono conservati nel sottosuolo, nella cripta dell'edificio, dove fu inumato nel IV secolo. La chiesa di Saint-Denis ospita una cripta con un deambulatorio che permette ai pellegrini di girare intorno alla tomba del santo, scendendo da una parte e risalendo dall'altra. Ma la cripta è troppo stretta per le migliaia di fedeli che vogliono avvicinarsi alle reliquie per venerarle. Si creano continuamente affollamenti drammatici, di cui l'abate stesso è testimone. Suger ci racconta nei primi scritti che lo spazio era troppo stretto, che la gente usciva dalle finestre nei giorni festivi. Si narra che all'epoca c'era sempre molta calca. Si camminava gli uni sugli altri e il solo modo per uscire era gridare. C'era così tanta gente che dopo qualche ora le donne finivano schiacciate tra gli uomini e bisognava evacuarle al di sopra delle teste. Alcune di loro finivano col morire nel prato vicino, lanciando grida spaventose, come se stessero partorendo. Come rimediare a un simile problema di spazio? Come fare perché migliaia di pellegrini possano venerare le reliquie di San Dionigi in un luogo al tempo stesso sicuro e sufficientemente aperto? Suger e i suoi architetti trovano presto la soluzione. Costruire un tabernacolo, un punto sopraelevato nel cuore della cattedrale. Suger intende sopraelevare un tabernacolo di circa 3 metri rispetto al livello della navata. L'obiettivo dell'abate è che fin dall'ingresso della chiesa si vedano le reliquie, che prima si trovavano nella cripta buia e ora sono in piena luce, visibili a tutti. Suger risponde così alle aspettative del popolo cristiano che vuole vedere, toccare, baciare le reliquie. È una grande novità. I fedeli sono in contatto con l'oggetto più sacro della Chiesa. L'abate Suger ha 63 anni quando l'impresa della sua vita si conclude, all'inizio del 1144. Ma prima di entrare in funzione, un luogo di culto deve essere consacrato dalle autorità ecclesiastiche. La consacrazione segna in qualche modo l'inaugurazione ufficiale del nuovo tempio. Per Suger, quella di Saint-Denis deve assolutamente lasciare il segno nei libri di storia. Fedele all'ambizione che lo ispira fin dall'inizio dei lavori di restauro, decide ancora una volta di fare le cose in grande. Deve restare impressa per sempre nella memoria del popolo. L'11 giugno 1144, il giorno della consacrazione del tabernacolo della Basilica di Saint-Denis, sono stati invitati circa 20 arcivescovi e vescovi da tutta la Francia e l'Inghilterra,
e scoprono questo edificio eccezionale, assolutamente innovativo. È un'opera di luce, uno spazio monumentale. È uno spazio completamente aperto che presenta le reliquie di San Dionigi, prima conservate nella cripta. Quel giorno Re Luigi VII è accompagnato da Eleonora ad Aquitania. I due portano le reliquie di San Dionigi e le posano nel tabernacolo, al termine di una maestosa processione. Non è solo la consacrazione di un edificio religioso. È quella di tutta una vita per l'abate Suger. Ha vinto. La mitica Gerusalemme celeste della Bibbia è diventata realtà. E tutto grazie a lui. Ciò che più colpisce i contemporanei è la luce. La dematerializzazione dell'edificio, il fatto che la superficie portante si riduca. Nei templi dell'antico Egitto, le pareti, le colonne, rappresentavano il 35% della massa di pietra utilizzata. Qui siamo al 10%. Le cattedrali diventano vere e proprie strutture fatte di luce. L'altare che possiamo ammirare oggi è stato restaurato nel XIX secolo. Ma i tre reliquiari in oro e argento che contengono le ossa dei santi sono gli stessi dell'epoca dell'abate. Questo edificio, con le sue dimensioni inconcepibili e le sue straordinarie vetrate, crea uno shock visivo senza precedenti. È questo che provano i fedeli che vi entrano per la prima volta. Quando i fedeli entrano a Saint-Denis, non credono ai propri occhi. Nei secoli precedenti erano abituati a vedere edifici molto intimi, edifici religiosi in cui era tutto orientato verso l'interiorità. Ora scoprono un edificio interamente dedicato alla luce. È qualcosa di stupefacente. Suger è riuscito a realizzare ciò che si era proposto. Una chiesa in cui il lumen, la luce fisica, coincide con la lux, la luce spirituale. La storia non ha conservato il nome dell'architetto capo dell'abate Suger, l'uomo che gli ha permesso di concretizzare il suo sogno più folle. Questo oblio diventerà una costante di tutte le cattedrali a seguire, generalmente ricordate con il nome di un vescovo. Un modo forse per riconoscere che sul modello dell'abate Suger a Saint-Denis, ciascuna di queste meraviglie monumentali è per prima cosa il frutto di una visione e di una tenacia fuori dal comune, quelle del committente che l'ha sognata prima di tutti gli altri. Quando muore, nel 1151, Suger ha vinto la scommessa di rinnovare l'abbazia di Saint-Denis. Per la prima volta abbiamo un vero gioiello, una prodezza architettonica e artistica mai vista. La Basilica di Saint-Denis, consacrata cattedrale nel 1966, è il primo esempio di quella che più tardi verrà chiamata arte gotica. Un capolavoro architettonico che verrà presto copiato, trasformato e magnificato in tutta Europa. Nel corso di questa età dell'oro delle cattedrali, una nuova meraviglia di vetro e pietra, direttamente ispirata a quella dell'abate Suger, si solleverà da terra ogni 5 anni. Senza dubbio, il migliore omaggio che gli uomini di chiesa potessero rendere a quel genio visionario.